Bene, gatto, sogno sognazio, sogno sognazio, esaurito, che gelato. E allora, oggi facciamo una pasta così, veloce veloce. Facciamo la pasta con il merluzzo, quello surgelato, quello surgelato o il pesce pesco, il pesce pesco. Ma praticamente questo era pieno, questo era pieno, 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 pieno. E se l'hanno mangiato a forno con la salsa di pomodoro, di panato. Ora vanno fatto la pasta. E ci facciamo la pasta. Allora, e di suo pesce io ce ne sono, non ne comprare più perché a fare sempre il sapere un po' essere. Io voglio parlare con mio amico lo bue, sono lo bue, ma dice noi dice, facciamo la cucina di ristorante e cose, è vero, però a casa certe cose non si possono fare perché che ci sono qualche video un pochettino più particolare. Per il momento facciamo questi video così per farle con te. E allora? E ci mettiamo un pochettino di aglio intero, guardate, questo è olio. Ci mettiamo un pochettino di aglio intero per farci prendere il sapore. Perché, guardate, uno, attenzione quando lo mettete perché è surgelato, vedete? E poi al forno questo saranno fatto in questo a forno ripanato fritto con pomodorini con salsa. Ora quando facciamo la pasta ho messo la mangio i purini così, guardate. E quando io ero ristorante ce la davo da mangiare a personale. Tutto lo bue, solo bue. Io ce la davo a mangiare a personale quando io ero là al ristorante, perché la facevo insomma per il personale. Perché come lei sa, solo bue, il personale c'è chi lo fa mangiare bene, c'è insomma che insomma che c'è da mangiare e chi però il personale bisogna farlo mangiare bene. E allora e ci mettiamo un po', guardate, questa è menta mentuccia, quella che fa odore, non il cavalluccio, la menta, il cavalluccio, quello che fa odore, guardate così facciamo piccola così. E ce la mettiamo pure qua, anche se congelato non ha importanza perché dopo che si rompe il pesce è congelato. Un pizzico di sale, poco sale perché è pesce, no? Così c'è il pomodorino, così. È un pezzo di pepe, ora dobbiamo vedere dove sono i piedi, giustamente. Guarda, ora aspettiamo che cuocia un pochettino, guarda, così, vedete? E dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo, già voi lo potete sentire, usciamo, asciutiamo e ci vediamo dopo, dopo, dopo. E allora, a questo punto, guardate, ci mettiamo un po' di acqua di cottura perché non abbiamo fatto il brodo di pesce. Perché bisogna allungare sempre con il brodo. Questo di qua prima si fa un po' di brodo di vegetale o di pesce e si allunga. Guardate, così. Vedete? E già. La salsa già è pronta, ci mettiamo un po' di prezzemolo, così, e
Ecco, guarda, cosa. Vedete? Ora, appena cuocere un pochettino, la dobbiamo rilegare un pochettino perché così, vedete, è troppo sdraiata e quando si va a spadellare la pasta non viene tutta rilegata. Asciughiamo e dopo vi faccio vedere il trucchetto che vi ho insegnato per legare la sarta. Asciughiamo e ci vediamo dopo. Ecco, guarda. Adesso prendiamo una noce di pollo, no la noce che te la c'è o scaccianoce. La noce in verbo, come si dice? In verbo, in modo per dire anziché pollo. Ecco qua, lo bagniamo nella farina. Questo è un trucchetto che vi ho insegnato io, no? Così, per legare le salse. E lo mettiamo qua così. Adesso dobbiamo aspettare che si scioglie da solo il burro. Una volta che è legata la salsa, una volta che è legata, noi ce la possiamo allungare come che vogliamo noi, con più brodetto, perché non si zega più. A questo punto facciamo cambio, guardate. Questa la mettiamo qua così. E questa la mettiamo qua, che cammina piano, piano. Qua già abbiamo messo il sale. Ora dobbiamo cercare qualche peperoncino. Vedete che bello mazzo di rose di peperoncino. Potete mettere pure questo, se volete. Ah, qua, guarda dove è il pepe, hai visto? Ecco qua. E noi ci mettiamo il pepe. Perché non mangiamo di troppo di peccante. Ecco, a questo punto, guardate, la salsa già è legata, no? Vedete, a questo punto uno ci può mettere ancora brodo, guardate, e se la lavora come che vogliamo noi. Quando poi andiamo a spadellare la pasta è tutta a sé. Adesso vediamo che pasta c'è aperta e ci buttiamo la pasta. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Guardate, noi abbiamo le mezzamani e ci buttiamo le mezzamaniche aperte, così. Ecco qua. Ci buttiamo queste. Dopo, questa è la storia, niente, poi rifacciamo di qualche piatto da ristorante perché ne abbiamo fatti parecchi. Guardate la salsa, vedete, io questa qua ce la devo mangiare a personale quando la facevo. E mangiava bene, va. Adesso ci mettiamo ancora un pochettino di prezzemolo, guardate così. È una fagiolina da menta ancora che la tagliamo così con le mani, guardate. Avete visto che la salsa è bella legata. A questo punto spegniamo il fuoco e quando la pasta è cotta noi abbiamo messo pomodorino quello rosso e pomodorino quello giallo, quello piccolo. Attenzione, eh? Adesso appena è cotta la pasta, vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo a tappa. Questa la togliamo, la pasta è cotta, guardate, e l'abbiamo messo qua. Vedete? Quando la salsa è bene legata, si può allungare come che vogliamo noi. Guardate così, vedete? E sta tutta compatta la salsa. Ora dobbiamo aspettare che ribolle di nuovo perché la salsa era fredda. Appena che ribolle che è tutta compatta, vi faccio vedere l'ultimo passaggio che l'impiattiamo. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Allora, la pasta è cotta. Abbiamo fatto sciogliere, guardate, così, vedete? E adesso
La mettiamo in soppiatto, così. La mettiamo qua, perché una volta che la salsa è gata buona, non viene tutta zaigata. Si può lavorare come vogliamo noi. Io saluto il sobboani Francesco, così che abbiamo fatto i due chiacchiere, i sobboani, senza offesa e senza niente, così. Tanto per parlare e dire qualche cosa. Guardate, la salsa la mettiamo un pochettino sopra, vedete, così. Da niente è nato un piatto, insomma, che si può mangiare, non dico altro. Così dopo ci mettiamo la mentuccia, no, il cavalluccio, la mentuccia, un poco di prezzemolo, così a girare, no? Ecco qua. E un pochettino di olio d'oliva, così, guardate. Oppala! In mezzo a maniche, con merluzzo o con pesce pessico, sono pronte e pesate. Baciamo la mano, sono buone. Bene che a tutti non sognate.